Buongiorno ragazze e buon inizio vlog. Oggi è martedì 19 settembre, è il compleanno di un mio amico. Mi sono messa lo smalto, questo qua, 322, di Kiko, questa è la linea base. Mi andava proprio il marrone. Nella boccetta sembra più chiaro, sull'unghia è molto più scuro. E ieri non ho vloggato, sono partiti gli amici, quelli sardi, che si sono da poco sposati, sono andati in viaggio di nozze in Thailandia. E poi ieri niente, è stata una giornata così un po' stancante. Lucia si muove tanto e sono troppo contenta. E programma della mattinata, invece di stravaccare, mi faccio doccia, mi preparo per girare video come se fosse un vero impegno, un vero lavoro, e almeno mi tiro un po' su. Poi la dietista, vi ricordate, quella dove dovevo andare, vabbè, ha disdetto l'altra settimana, ancora è in malattia, quindi io entrerò nel nono mese e mi devono dare la dieta per il diabete. Meno male che comunque è tutto sotto controllo, perché io mi controllo sempre la glicemia, e chi fa da sé fa per tre. Non riesco a contattare la Lingi Direct, hanno cambiato l'IBAN e devo fare domiciliazione bancaria per lo stipendio, diciamo l'accredito dello stipendio. E la domanda per il bonus bebè, e quindi devo andare necessariamente in filiale. Ho mandato una mail una settimana fa sia io che Gabri, ma non ci hanno mai risposto. Altra serietà. E basta. Giovedì però vado dal diabetologo. Ieri ho fatto il cambio stagione, sarete fieri di me. Anche se sono stata un po' bloccata, nel senso che alcune cose ho pensato se mi staranno, non mi staranno, insomma, ovviamente non potevo essere obiettiva, no? Io non lo so come sarò dopo il parto. C'è una bellissima giornata, non so se uscirò, vediamo, piano piano vedremo cosa fare e vi aggiorno. Ah no, ragazze, le cose giuste sono belle. Quando una è bella è bella. Allora, cambio di programma, non registro video, ma mi sono fatta l'ennè. Ho finito finalmente il barattolo, non lo ricomprerò più. Io amo il chimico e le tinte, perché l'ennè non mi viene bene composto, secondo me. E va bene, però poi vedremo il risultato, vi farò vedere. Ora leggerò un pochino, credo. E mando un'email anche a Firmo, devo mandare, poi ve ne parlerò. E prosegue la giornata, leggerò anche, vediamo, forse oggi pomeriggio registro qualche video, non lo so. Comunque ho sentito una mia amica, forse ci vediamo giovedì sera. Comunque, è lei forse? Ora le rispondo. Ciao. L'ennè alla fine niente male, li ha abbastanza coperti i capelli bianchi. Ora vado a mangiare, che Gabri non viene a pranzo. Sono fatta zucchine, sedano, fiocchi, ora mangio un po' così. E poi la valigia per il parto la sto completando, anche il lato beauty, tre cose, perché so che non sarà la cosa principale. Lo smalto forse ora lo vedete meglio. E poi sistemo le coperte, sto facendo una sistemazione di tutte le varie cose di casa e sono fiera, fiera di me. Il grande fratello, di cui vi ho parlato malissimo quando stavamo in Sardegna, mi sta piacendo un po' di più guardando il daytime, no, il daytime su 30, mi pare, o 34, le 5, c'è sempre in diretta al Grande Fratello e fanno ridere perché dall'assurdo, e quindi un po' lo rivedo, va, diciamo.
Poi l'incontro che avevo messo nell'info box, se volete stare il weekend con me, è domenica, c'è l'anteprima dei prodotti Brochet per Natale e io andrò. Quindi se qualcuno di voi vuole venire e abita vicino Milano, me lo dica, che andiamo insieme. Però è inutile che vi dica questo, dato che andrei online lunedì, vero? Sì, è inutile. Vabbè, informazione è così. Quindi questo per invitarvi a guardare e leggere sempre le info box dei video. Poi forse andremo a Bimbi in Fiera con un'amica di qua, tra il 7 e l'8, mi pare ottobre, vediamo. Buongiorno, buon mercoledì 20 settembre, oggi è l'anniversario di matrimonio di una coppia di amici che verranno domani a cena da noi. E qui c'è il mio porridge. Cosa aspettarsi quando si aspetta? Mi leggerò poi un po', ho comprato un po' di prodotti di Kindle, poi vi ho detto ho ordinato dei libri dal libraccio, speriamo che arrivino presto. Domani sarà giornata piena perché vado a fare colazione con un'amica, in più alle 15:15 diabetologo, poi vengono questi a cena, questi amici, e il giorno dopo arriveranno i suoceri con cognata fino a domenica, domenica in brochet. E da lunedì corso preparto, vediamo un po'. Sono emozionata. E il momento si avvicina della piccola Lucy. Piccola. E lunedì staremo, oh mamma, 34? 33? Sono persa. Oggi siamo 33 più 2, quindi a 34 proprio, 34 più 0. Inizierò il corso preparto. Gagliarde e toste. Vabbè, va la bontà. Ragazze, buongiorno, buongiorno. Oggi è giovedì 22, 21. Sì, giovedì 21 settembre, quindi inizia l'autunno ufficialmente, e la mia gioia è senza confini e sarà una giornata molto molto piena perché adesso esco e vado a fare colazione, diciamo a fare colazione perché in realtà io devo mangiare a casa per via della glicemia, con mia amica che non ci vediamo da tanto. Poi torno a casa e andiamo con Gabri a Milano per risolvere quel problema con la banca e poi lui ritorna che va al lavoro e io mi trattengo a Milano che vado in ospedale alla Mangiagalli per il diabetologo e stasera verranno a cena due miei amici che sono entrambi vegani e ho comprato delle cose al Lidl che poi vi faccio vedere. Insomma, e poi domani arrivano i suoceri e cognata. Vediamo un po' come reggo. I capelli sono belli puliti, nonostante li abbia lavati 2 giorni fa. L'ennè ha coperto i capelli bianchi. Quindi è andata meglio rispetto alla scorsa volta, però devo essere onesta, non vedo l'ora di ritornare al chimico perché diciamo, non riesco a fare bene la pappetta, mi perde tanti granuletti e invece quell'altra è più pratica, mi piace di più. Altrimenti, se non ritorno al chimico, comunque quelle tinte naturali, ma già miscelate, fatte proprio bene. Anche se io sapete che vorrei fare? Vorrei andare in un negozio di parrucchieri. E mi faccio un tubetto per la tinta e un tubetto per il bagno di colore con l'ossigeno a 20 a 10. Comunque vediamo, poi mi farò consigliare, ma questo più in là, quando sarà nata Lucia. A proposito di Lucia, io ora mi sdraio perché la voglio sentire bene prima di uscire. E poi vado in qualche raccoglitore di abiti usati, scarpe usate, che devo dare un bel po' di cose di scarpe e
Ho messo in vendita alcune cose su Depop, ragazze, quindi date uno sguardo. Sul mio Depop mi trovate come Pretty Vivi sempre, perché ci sono cose molto molto carine. La Rinascente. Già, sono in centro a Milano. Sono in centro a Milano. E alla banca è andato tutto bene, per fortuna. Anche con la mia amica stamattina tutto alla grande. Siamo stati in questo bar, praticamente sotto casa mia vecchia, quindi lo conoscevo bene. Siamo venuti con Gabri qua a Milano, siamo andati in banca, abbiamo mangiato da Supernatural, scritto Sup. Abbiamo mangiato bene, però abbiamo pagato tanto, infatti non credo che ritorneremo. Ho preso del riso integrale con verdure e noci e semi di zucca. Invece Gabri ha preso del riso con il salmone e due sandwich al tacchino. Poi abbiamo preso della frutta, 26 euro, quindi insomma tanto. Ora Gabri è andato al lavoro, io ho, vedete il Duomo alle mie spalle, ho da impiegare 2 ore, perché alle 3 sarà l'1 e un quarto, tra 2 ore, alle 3 e un quarto ho il diabetologo e quindi facciamo così, passo queste ore e poi vado, arrivo a casa, sistemo e arriveranno i miei amici. Il posto che vi dicevo per pranzo. Sono salvata perché sono a piedi, però sono andata da Tiger. Ho comprato aglio orsino, cannella, bacche di goji, l'attrezzo per fare gli spaghetti di zucchine, perché l'avevo preso, ma quello di carote era troppo, troppo grande, veniva. E delle caramelle liquirizia e sale con la stevia, vediamo un po', prendo dopo la visita. Però dirvi che sono esausta è poco, molto poco, sono le 18:15, mi fa male anche a basso perché praticamente il diabetologo mi ha detto tutto ok, ma è stata una visita di 5 minuti fatta alle 1 quarto alle 5, dopo che era alle 3 e un quarto l'appuntamento. Poi mi ha scritto un'impegnativa per rivederci tra 2 settimane, devo passare in accettazione a prendere appuntamento, accettazione reclusa. Quindi la dottoressa mi ha detto chiami il CUP. Chiamato il CUP, dato che non c'è la diagnosi, non mi ha preso appuntamento. Vado alla metro, un tratto della metro sospesa e quindi ho dovuto prendere l'autobus a mo' di carro bestiame proprio. Non vedo l'ora di arrivare a casa. Comunque anche questo la devo preparare. Vabbè, andiamo avanti, sempre sempre positivo e col sorriso. Buongiorno, buon venerdì 22 settembre, l'anniversario di matrimonio dei miei suoceri che verranno verso le 6 qui. Appena lavati i capelli, ora girerò. È in programma di girare 3 video, un'ora di tempo, penso di riuscire a farcela e vado. Ragazze, i suoceri stanno ritardando perché hanno incontrato traffico. Per cena ho tagliato delle patate, scongelato delle fettine di carne. Poi ci sono degli avanzi di ieri sera, tutta roba vegetale che mio suocero non gradirà. Vi volevo far vedere che carino i regalini che mi ha fatto la mia amica ieri. Troppo belli.
Ed è tutta la roba di Lucia. Camicetta per quest'estate. Jeans. Queste sono un amore. Vestitino. Bavaglino con gli unicorni. Oh, tanto devo lavare tutta. Dietro ha questi pratici ganci che intorno al corpo, così automatici, così non cade. Carini, vero? Mi sono piaciuti tantissimo, troppo troppo. Ora devo lavarli insieme al completino che avevano fatto dei colleghi di Gabri, quindi il guardaroba aumenta. Buongiorno e buona domenica. Oggi è domenica 24 settembre, sto andando a messa, sono le 11:15 di mattina e oggi pomeriggio vado alla presentazione dei prodotti, i brochet di Natale. Vediamo se riesco a filmare qualcosa, lo farò comunque con il cellulare e poi ve lo pubblico su Instagram Stories. Ho pubblicato su Instagram Stories dove sono andata ieri, e cioè Parco Sempione. Abbiamo fatto una grandissima e lunghissima camminata. Siamo andate a pranzo da Maido, ormai è tappa fissa, quello in via Cagnola, e poi ieri sera in una pizzeria a Lissone, molto buona. E niente, poi oggi pomeriggio partono i miei suoceri, mia cognata, e io vado appunto a questa presentazione. Voglio chiudere qui il vlog, così poi quando avrò tempo lo pubblico. Lo pubblicherò per domani, vediamo se ce la faccio. E poi domani inizio il corso preparto, ho la dietista, insomma tante cose, vediamo quello che riesco a fare. E quindi un saluto, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima. Sembro gonfia, ma non è così, ora mi sgonfio.